Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it. Io sono Sergio e quest'oggi siamo in compagnia della Power Bank D-Spice modello XS da 2600 mAh per effettuare la nostra video recensione completa. Andiamo subito a vedere la confezione di vendita di questa Power Bank. All'interno, appena la andremo ad aprire, troviamo la Power Bank stessa, che per chi non lo sapesse non è nient'altro che una batteria d'emergenza utile per ricaricare dispositivi elettronici quando noi non siamo magari a casa. Troviamo un cavo USB, micro USB, per andare a ricaricare la nostra batteria. Inoltre troviamo un piccolo manuale di istruzione utile a togliervi magari qualche dubbio su questa batteria qualora l'avessi. Parlando subito del design, il design di questa batteria è decisamente molto semplice, secondo me ben riuscito. Inoltre questa batteria è composta interamente in materiali plastici. Se ne andiamo a magari a spremere, a torcere un po', non dà nessuno scricchiolio, dunque da questo punto di vista è una batteria secondo me dalla costruzione ben costruita. Magari qualche piccola finezza, qualche piccolo bordo poteva essere rifinito meglio, però tutto sommato nulla di grave. Dal lato sinistro avremo una porta micro USB per andare a caricare la power bank, mentre nella parte superiore abbiamo il cavo per andare a ricaricare altri dispositivi, cavo integrato all'interno della nostra batteria, dove inoltre con questo semplice movimento che vi sto facendo vedere adesso potremo andare a sfruttare un adattatore da micro USB, porta nativa, a cavo Lightning, così per andare a ricaricare anche dispositivi non dotati solo di presa USB, ma anche iPhone piuttosto che iPad. Dunque un aspetto decisamente molto importante per chi vuole utilizzare magari questa batteria per caricare più dispositivi e non vuole portarsi dietro tanti cavi alla volta. Abbiamo sostanzialmente due LED posti sotto la scocca di questo dispositivo, uno blu e uno rosso. Quando lampeggiano entrambi significa che la batteria sta venendo caricata, mentre abbiamo un LED blu fisso quando la batteria starà ricaricando un altro dispositivo. In entrambi i casi, quando la luce si spegnerà, non avremo terminato l'operazione, la batteria sarà o completamente scarica oppure carica al massimo. Il fatto che ci sono solamente due LED è decisamente un peccato, perché non ci verrà notificato in alcun modo la percentuale residua di batteria. E potrebbe essere un peccato se magari noi magari avessimo caricato il giorno prima un dispositivo a metà, non avessimo caricato del tutto finché la batteria non si è esaurita, e magari noi lo prendiamo il giorno dopo e non sappiamo in realtà su due piedi quanta carica rimane nella nostra power bank. Parliamo ora dell'aspetto più tecnico, quello che interessa forse un po' tutti. Anzitutto volevo dirvi le dimensioni precise: 96 x 62 mm x 6,6 mm di spessore, pesa 66 grammi e le prestazioni che adesso vi dirò sono il risultato di circa 2 mesi e mezzo di test con due power bank uguali, di conseguenza è il risultato della media delle due power bank, quello che vi sto per dire, poiché sono riuscito a ricaricare circa 1700 mAh in modo effettivo, poiché come saprete ogni power bank ha una capacità nominale che in questo caso è 2600 mAh, ma quasi nessuna riesce a caricare del tutto quello che promette. Però l'aspetto decisamente importante che devo segnalare sta nel fatto che sono riuscito a erogare tutta la potenza della nostra power bank in circa 1 ora e 20, che secondo me è la cosa più importante, il tempo di ricarica, perché questa power bank solitamente io l'ho utilizzata sempre con il mio Nexus 5 per andarlo a ricaricare tutti i giorni, e sono riuscito così in questo tempo, che comunque è un tempo decisamente molto accettabile, sono riuscito a caricare un bel 75% della batteria, che mi ha permesso quasi sempre di arrivare sempre fino a fine giornata. Siamo arrivati dunque alle conclusioni, ai titoli di coda per quanto riguarda questa recensione. Prima di riassumere un po' i pro e i contro, volevo parlarvi del prezzo. Per portarsi a casa questa power bank di Spice da 2600 mAh occorrono circa 12,90 € di listino. Ovviamente per online potremo trovare prezzi superiori, ma anche prezzi inferiori. Da questo punto di vista dunque ritengo questa batteria una buona alternativa per questo prezzo. Non è sicuramente la migliore che si può trovare verso i 13 euro, però comunque sia una buona batteria, e non dobbiamo sostanzialmente dire qualche aspetto che per quale noi vi sconsigliamo l'acquisto di questa batteria. Però andiamo un attimo a dirvi pro e contro. I pro sono decisamente la portabilità di questa batteria e la versatilità.
poiché le sue dimensioni, i suoi pesi sono decisamente contenuti e questo davvero lo apprezziamo. Inoltre abbiamo il cavo che è integrato all'interno, dunque non dovremo portarci sempre tanti cavi quando dovremo andare a portarceli in giro, e soprattutto abbiamo la possibilità di utilizzare questo cavo micro USB o anche il cavo Lightning di Apple con questo semplice movimento. È davvero un aspetto molto ma molto importante. Oltre a questo aspetto, tra i punti diciamo di forza di questa batteria sta comunque le prestazioni, perché secondo me sono valide, soprattutto il tempo di ricarica che impiega per appunto svuotarsi completamente e caricare uno smartphone è davvero un tempo molto interessante, perché devo dire che mi ha davvero stupito, e l'ho utilizzata quasi per 2 mesi e mezzo questa batteria, quasi tutti i giorni, e mi sono trovato decisamente molto ma molto bene. Parliamo per ora invece dei lati negativi. Beh, il primo lato negativo, secondo me il più grave, sta nel fatto che abbiamo solo 2 LED, dunque non ci viene segnalata la carica residua di batteria. Dunque non sapremo, nel caso in cui magari noi uscissimo di casa la mattina e non ricordiamo più se l'avevamo caricata o meno, non sapremo magari se la nostra batteria è al 20%, il 30%, il 50%, non lo sapremo, dunque magari rischieremo di portarci appresso a noi per la giornata una batteria scarica, dovremo dunque essere sempre sicuri che sia carica questa batteria. Un altro aspetto che però è conseguenziale all'aspetto detto prima per quanto riguarda la portabilità sta nella lunghezza del cavo, che non è proprio molto lunga, dunque per alcuni potrebbe essere un difetto grave, però in realtà a me mi sono trovato molto bene con questa lunghezza. Inoltre magari le finiture non sono sempre perfette per quanto riguarda questa power bank, però in generale non c'è davvero nient'altro da dire, io mi sento comunque di promuoverla e non sconsigliarvi l'acquisto, anzi ve lo consiglio per 12,90€. Per il momento è davvero tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, vi ricordo anche che da circa una settimana mi sono fatto anche un account Twitter, mi chiamo Serbosio, nel caso in cui voleste seguirmi cercatemi su Twitter, potrete anche seguirci direttamente su Facebook alla nostra pagina Apps Paradise, che lascerò qua sotto nel link di descrizione. Direi che per il momento è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Utilizzare sia il cavo USB, la madonna...